Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi. San Giuseppe. Prega per noi. San Francesco d'Assisi. Prega per noi. Sant'Angadrisma. Chi? Questa se l'ha inventata, eh? No. È la santa protettrice delle pubbliche calamità. Madre. Madre, come si sente? Angela. Ho paura. Oh no, madre, lei non ha nulla da temere dal giudizio divino. Ma non ho paura del giudizio divino. Ho paura del giudizio del vescovo. In che senso? Ho paura della valutazione che è scritto su azzurra. E per colpa tua, Angela. Il vescovo penserà che azzurra è una scalmanata. Io non sono scalmanata. Zitta! Zitta tu! Angela, promettimi che sarai giudiziosa e che cercherai di salvare questo convento. Ha fatto Zack? Lo prometto, lo prometto. Caro Angelo Custode, tutti facciamo degli errori e io ne ho commesso uno enorme. È difficile giudicare qualcuno ed è ancora più difficile giudicare qualcuno che amiamo. Come se ci fosse un modo giusto per essere una brava novizia o una brava suora. Grazie. Sei in ritardo? Sono nemmeno 5 minuti. Ma poi da che palpito? Pulpito. Si dice pulpito. E comunque sono 13. In 13 minuti si può dire quasi tutto un rosario, si prepara una colazione, si pulisce una vetrata grande, grandissima, enorme. Ti può strozzare una madre superiore. Possiamo cominciare? Sono tutta un pulpito. Vogliamo che tutto sia sempre perfetto. Il marchese Alberico Gualtieri della Noce e la marchesa Altea Gualtieri della Noce, nata dei Conti Gatti, partecipano al matrimonio della loro figlia Elisabetta Carla Maria con Emiliano Stiffi. Emi, che ne pensi dell'invito? È perfetto. Eli. Ma la perfezione non esiste. Ci preoccupiamo molto del nostro aspetto. Guarda che leopardo che t'ho fatto, amò. Pare vero? E molto poco del nostro cuore. La nostra vita è un esame. Continuo. Rejeté. Suivant. In cui siamo giudicati o giudichiamo. Pronto. Sono io. Sono a casa. No, mio figlio oggi a scuola non può andare. È raffreddato. Non mi interessa cosa pensa il dottor Stiffi. Io sto bene. E anche mio figlio. Elia, tesoro. Tesoro, tutto bene? È ora di svegliarsi. Tieni, mangia. Mamma, quando torniamo a casa? Presto. È un giudizio sbagliato. Presto. Può cambiarci la vita e portarci via tutto. Every thought, every breath, every smile we can share leads to him. What you crave slips away. It leads to him. It leads to him.
Hai capito, Elisabetta, moglie perfetta. Era solo un vecchio amico. Non mi sembrava vecchio. E nemmeno amico. Forse dovresti parlarne con Emiliano, visto che state per sposarvi, no? Non c'è niente di cui parlare. Era un bacio di addio. E non gliene parlerai nemmeno tu. Ah, sì? E perché? Perché le suore non fanno la spia. Chi fa la spia non è figlio di Maria, no? Ciao, amore! Ciao! Allora, gliel'hai dato? Gliel'ha dato? È come se gliel'ha dato. L'invito per il nostro matrimonio. Ah, che bello! Ciao, tesoro, io scappo al lavoro. Ciao. Apri. Il marchese Alberico Gualtieri della Noce. È la marchesa Altea Gualtieri della Noce, nata dei Conti Gaddi. Partecipano il matrimonio della loro figlia Elisabetta, Carla Maria. Tu sei proprio sicuro di volerla sposare? Certo, sì, sì che la voglio sposare, perché? Perché magari con tutti questi nomi avrà un disturbo della personalità. Ettore, c'è un alone qui. Sì. Sai chi altro ce l'ha? Sta peggiorando, eh? È cambiata. Si è fissata con la puntualità, con la precisione. Non sta bene. Non sta bene per niente, Emiliano. Chi è che non sta bene? Certe cose invece non cambiano mai, come origliane nessuno. Mancanza di suor Costanza ha creato uno scompenso emotivo e suor Angela sta cercando di prendere il posto, diventando normativa e ossessiva. Dunque, quello che possiamo fare è... dargli delle goccine. No, non dobbiamo assecondarla. Dobbiamo continuare a comportarci come prima. Con discrezione. Ok. Sua Eccellenza, le assicuro che Azzurra sta facendo un percorso spirituale di assoluta disciplina. Suor Angela, Suor Costanza è stata una guida non solo per te, ma anche per Azzurra. E adesso che non c'è più, è facile perdere la direzione. Per questo ho pensato che sia utile avere un... nocchio esterno che possa vagliare più approfonditamente la vocazione di Azzurra e il nuovo assetto. Il nuovo assetto. Mi scusi, Eccellenza, se posso chiedere, ma di chi sarebbe questo occhio esterno? Quando arriverà te ne accorgerai. E se va tutto bene come dici, non c'è di che preoccuparsi. Grazie, Eccellenza. Suor Angela, stavo pensando, perché non organizzare una festa come ai vecchi tempi, dove si balla, si beve, un po' di gioia? Le suore non fanno feste, non bevono, le suore pregano e la gioia la portano nel cuore. Dottor Siffi, devo parlarle. Luisa, sì, possiamo vederci in ospedale. E... la prego. C'è il vecchio studio di Nico, no? Te l'ho detto che lui e Monica hanno preso un appartamento a Milano? Sì. E non è carino che continui a parlarmi delle mie ex. Luisa, prego. Tanto a te che ti importa? Stai per sposarti. E lei non dice niente di questo matrimonio? Quei due nemmeno si conoscono. Dobbiamo fare qualcosa, capito? Le suore non si impicciano. Muoviamoci, dobbiamo andare a vedere le ragazze per le stanze in affitto. Grazie, Giulia. Ti faremo sapere. Grazie, arrivederci. Perché l'ha mandata via? Ha il fidanzato a Perugia. E se la viene a trovare lo fa dormire qua? Ma lo dico, voglio dire, abbiamo una reputazione da difendere noi. Una reputazione? Da quando? Da sempre. Non mi piace. Non le sembra strano che quella ragazza voglia vivere in un convento? E a te non sembra strano che una come te voglia farsi suora? Non so quanto costa quella. Solo quella borsa basterebbe a risolvere il problema della fame nel mondo. A me basterebbe risolvere il problema delle bollette. Hai idea di quanto costi questo convento? Tantissimo. E a noi servono ragazze per bene. E lei è sicuramente una ragazza per bene che paga. Vedrai. Vedrai, ti troverai benissimo con noi. Un posto più tranquillo di questo non c'è. Non può farmi questo. Non mi farò portare via mio figlio. Accompagnala in camera. Mi raccomando, per l'altra stanza, brave ragazze che paghino. Per
pensi bene a quello che scrive. Io sono perfettamente in grado di fare la madre. Ma che succede? Soffre di mania di persecuzione. È ossessionata dall'idea che il marito la tradisse. E il marito cosa dice, è vero? Il marito è morto. 3 mesi fa, di infarto, a Roma. Oh. È convinta che c'entri una donna. Sono settimane che trascina il figlio di 6 anni in giro per Roma. Ovviamente il bambino non va più a scuola, così i servizi sociali l'hanno obbligata a sottoporsi a una perizia psichiatrica. Hai fatto una valutazione per decidere se quella donna è adatta a fare la suora? E la madre, voglio dire, la madre? Non ancora, lo sto facendo. È brutto valutare qualcuno. È una grande responsabilità. Si rischia di essere fraintesi. Se le perizie le scrivi bene, no. E comunque non si preoccupi. Non la deve scrivere lei. Certo. Ho altro a cui pensare. È qui che affittano le stanze? Sì, però non te le consiglio. Guarda, sono buie, umide, puzzano di muffa. No, no, ma a me va bene anche una cantina. Solo due. Come se non fossi già abbastanza sfigata. Le suore non portano sfortuna. E la sfiga, come dite voi, non esiste. Cesa. Elia, Elia, vieni qua. Non devi allontanarti. Ti ho detto che devi restare in macchina. Mi sono stancata di dormire in macchina. Io volevo solo un gelato. Più tardi, adesso dobbiamo andare. E il gelato lo puoi chiedere dentro al bar, eh? Di chi ti manda suor Angela. Noi possiamo prenderci un tè. Non sono pazza. Io e Michelangelo ci volevamo bene. Lui era un perito immobiliare. Lavorava con le banche. Se volevi mutuo, dovevi passare da lui. Era un uomo tranquillo. Però... Però? Non lo so, avevo come la sensazione che mi nascondesse qualcosa. Sentivo che c'era qualcosa che voleva dirmi, ma non ci riuscivo. Poi è morto. Com'è successo? Mi aveva detto che andava a Milano, per lavoro. Invece è morto di infarto in un albergo a Roma. Mi hanno detto che l'hanno visto con una donna che poi è sparita. Che ci faceva in quell'albergo? Chi era quella donna? Io non riesco a pensare ad altro. Non ci riesco. Ma questo non vuol dire che non possa fare la madre a mio figlio. Ascolta, perché non ti fermi qui qualche giorno? Abbiamo delle camere libere. Meglio che dormire in macchina, no? Le suore non mi sono mai piaciute, ma lei è diversa. Lei non giudica le persone. Quindi sei vestita così perché hai fatto l'esame al conservatorio? E poi ti hanno menato? No, abbiamo festeggiato, tantissimo. Ah. Ti piacciono i pigiama party? Adoro i pigiama party, anche se non mi hanno mai invitato. La stanza è tua. Tu sei azzurra? Sì, che vuoi? Io sono Elia, il tuo capo mi ha detto che ci devi trovare una stanza. Il mio capo? La suora. Un concierge, mi ha preso per un concierge. Andiamo, nano. Dai, su. Luisa sarà instabile fino a quando non chiuderà questa storia del marito. E lei che cosa deve chiudere per tornare ad essere normale? Io? Mm-hmm. Niente. Voglio solo assicurarmi che tu faccia bene la perizia. E perché le interessa tanto? Deve forse fare anche lei una perizia psichiatrica? No.
Ma forse se Luisa scoprisse veramente quello che è successo al marito, magari riuscirebbe ad elaborare il lutto e ad essere di nuovo una buona madre per il figlio. Forse è lei che deve elaborare il lutto. Quale lutto? Sor Costanza. Sor Costanza non è morta. Sor Costanza è in un altro convento a ritrarsi nella preghiera. Sì, ma non ci serve un grande psichiatra per capire che da quando se n'è andata lei l'ha forse inconsapevolmente sostituita, diventando leggermente ossessiva. Forse dovrebbe fermarsi e riflettere. No, guarda che se c'è qualcuno che deve riflettere, quello sei tu, che stai per sposarti con una che conosci da meno di 6 mesi. Che cosa c'entra Elisabetta? Elisabetta è perfetta, lo sappiamo. Secondo lei perché Azzurra mi manda la foto di una lumaca? Forse perché sei lento. Andiamo. Dove? A Roma, a verificare la storia di Luisa. Ma vedi che sei lento. È necessaria la manina? Indispensabile. No, no, maledizione. Ma guarda che era verde, eh? Eh? Era verde, era... No, 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 ho superato la mia offerta in una stalla e mi ho appena rilanciato. Poi sarei io quella ossessiva. Il mio regalo di nozze per Elisabetta. Il nostro taramo nuziale. Elisabetta lo adorerà. Neanche Carla e Maria lo adoreranno. Ecco, quello è l'albergo dove è morto il marito di Luisa. E che cosa ha intenzione di fare? Di interrogare tutte le donne che entrano? Ammesso che ci sia una donna. Sì, mi ricordo la sera in cui è morto. Era arrivato in taxi con una donna. Me la ricordo perché aveva un tatuaggio sul braccio. L'ho già detto anche alla moglie, ma non so altro. Scusate. Grazie. Grazie, molto gentile. Va bene, c'era una donna, ma questo non vuol dire niente, è comunque impossibile trovarla. Pronto, sì, buongiorno, mi scusi. Il 23 marzo alle 19.30 io ho preso un taxi per venire all'albergo delle Rose. E, sì, lo so che... Sono passati 3 mesi, però vede, io poi sono dovuta partire per l'Australia e in quel taxi ho lasciato un caro ricordo del mio povero marito che non c'è più. Sarebbe possibile risalire a quella corsa? Oh, grazie, grazie, molto gentile, resto in linea, sì. Poliziotto doveva fare, anzi l'attrice, non la suora. E voilà! Carina! Ma non puzza di muffa? Certo che no, come ti viene in mente? Me l'ha detto la caposuora. Ma... in conservatorio non c'è un dormitorio? Stanno ristrutturando. E per quanto riguarda l'affitto, potrei avere un piccolo problema con il banco, ma... Tranquilla. La caposuora è molto comprensiva. E vale anche per me. Magari è lo stesso problema. Mamma, non è possibile. Questo non è un convento. Sono le selezioni di Miss Italia. Pure le suore sono fighe. Grazie. Non sono ancora una suora, sono una novizia. Ah. Piacere, io sono Kate. Carina la borsa. Anche se Chanel è molto meglio. Ludovica Perini. E piacere non si dice, fa burino. Questa è molto meglio della Chanel, cara. Perdonala, perché non sa cosa dice. Ah, ok. Non parlo con te. Sì, pronto? Sì, ho già affittato la stanza. Ah, e non è carino che dica in giro che le stanze puzzano di muffa. Questo invece deve essere il suo nano biondo che prende a pallonate la finestra. Azzurra, ma che pallonata? Ma chi ha affittato la camera? Azzurra? Azzurra? Tutto bene? Non lo so. Comunque la chiamata è partita da questo bar. Andiamo.
Buongiorno. Buongiorno. Possiamo avere due caffè? Sì. Ho visto che state vendendo. Non io. Il padrone delle mura. Io vorrei comprare. Pagare un mutuo è meglio che pagare un affitto, ma non è facile. Un mutuo. Conoscevi Michelangelo Brighi? Sì. Non c'era nessun amante. La donna che era con lui in albergo aveva chiesto un mutuo e tuo marito si era fatto pagare per aggiustare la perizia che avrebbe favorito la concessione del prestito. Michelangelo faceva delle truffe alla banca per cui lavorava. Non è vero. Non ci credo. Deve esserci qualcos'altro. Luisa, ascoltami. Abbiamo avvertito la banca. Stanno facendo controlli, ma pare che non fosse un caso isolato. Le stime gonfiate sono decine. Non può essere solo questo. Vi ho detto che c'è un'altra donna. E poi si è fatto tutte queste truffe. Dove sono i soldi? Ascolta, Luisa. Questa donna ci ha detto che tuo marito riceveva delle telefonate da un certo Artusi. Ti dice niente? No. La prego, mi creda. Non è questa la verità. Me lo sento. La prego. Dov'è Elia? Tranquilla, è giù. Tranquilla, è giù nel chiostro a giocare. Tranquilla. Gliel'ho detto, quella donna soffre di un disturbo paranoide della personalità. Qualsiasi spiegazione le dia non l'accetterà, anzi rilancerà sempre. Ma ha ragione, dove sono i soldi? E se Michelangelo fosse stato ricattato? Da quell'Artusi, per esempio? Suor Angela, Luisa non va secondata. Questa sua apprensione nei confronti del figlio sta peggiorando. Luisa va curata. Con una giusta terapia e degli psicofarmaci. Ben detto. Goccine per tutti. Azzurra. Emiliano, che ne dici di questo per le bomboniere? Un cornetto. Carino. Lo dico a Elisabetta. Bravo. E lei dov'è adesso? Mi ha detto che sta con delle amiche. Dio grande, ama anche Giuda. Che c'entra Giuda? Ti ha tradito qualcuno, Giuda? Lascia perdere. Ceni con noi? Ta-dan! Stufato di cervo. Niente. Niente. Come ti è venuto in mente di prenderla? Non pagherà mai. Se per questo nemmeno la sua. Stia a vedere. Ragazze, oggi sono stata al bancomat e funziona, qualcuno deve averlo aggiustato. Infatti, non è il bancomat, è un problema di banca. Anche per me. Ma sì, lasci perdere. Sa cosa facciamo noi adesso? Noi ci beviamo su. Azzurra. Le suore non bevono. Questo è l'ambrusco di Suor Costanza. E poi le suore non dicono bugie, non prendono multe, non origliano e non sono nemmeno state in carcere. Le ricorda qualcuno? Chi è stato in carcere? Che fa? Si vergogna adesso? Io ci andrei un po' più piano con certe informazioni, E rischiano di essere giudicate in maniera distorta. E non si sta a tavola con il cellulare! Aspetta. Sì! Ce l'ho fatta, l'ho preso! Bello! Chissà quante persone ci hanno dormito e quante ci dormiranno.